L'esilio che m'è dato, onor mi tegno. Il lungo viaggio di Giampiero Corelli si conclude alla Darsena, presso il Darsenale in via Cavalcoli. La mostra fotografica è stata inaugurata sabato 22 maggio alle 17:30, una mostra che sarà visibile nelle pareti esterne dell'edificio del Darsenale dal 22 maggio in poi. Durante l'inaugurazione, un esclusivo DJ set e un intervento del gruppo Danza Contemporanea e Teatro Danza di Terra e di Tulle. Esule è un percorso iniziato nel 2005 che giunge quest'anno ad un episodio importante ed è un percorso molto interessante perché è un omaggio al Dante, al lascito dantesco, nel segno della contemporaneità. Vuoi perché è un omaggio attraverso la fotografia autoriale, che è una fotografia davvero di grande pregio, quella di Giampiero Corelli. Vuoi perché Giampiero, attraverso la sua fotografia, indaga il tema dell'esilio che è declinato nei grandi drammi di questo tempo, le migrazioni, l'autoisolamento degli adolescenti e quest'anno l'esilio che abbiamo conosciuto tutti, indotto dalla pandemia. Quindi una ricerca e un omaggio a Dante davvero nel segno della contemporaneità che testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, l'attualità del messaggio dantesco. Aggiungo che la scelta dei luoghi è una scelta che rafforza questa impostazione. Qui siamo in Darsena. Siamo vicino ad un edificio di archeologia industriale, il Darsenale, che è stato recuperato peraltro splendidamente, e siamo in una zona di grande suggestione, arricchita dalla passerella, dal percorso, dalla passeggiata, un luogo sempre più frequentato e un luogo del futuro della città. Quindi davvero questo omaggio a Dante è carico di significati che guardano al grande poeta, ma guardano anche al futuro. Si conclude un progetto, un percorso contemporaneo e siamo già pronti per un nuovo progetto? Questo bisogna chiederlo a Giampiero, certamente. Bisogna anche chiedere a Giampiero se davvero questo percorso si conclude. Il nostro sindaco ha voluto proiettare le celebrazioni dantesche anche nel 22 e quindi è possibile che non si concluda questo progetto o se ne aprano di nuovi. La città è fortemente intenzionata ad investire nelle celebrazioni dantesche con un obiettivo. Noi non celebriamo Dante soltanto nell'anniversario, pur prestigiosissimo, i 700 anni della morte. Noi siamo una città che celebra Dante sempre e le celebrazioni del settimo centenario ci aiuteranno a rendere sempre più forte l'identità dantesca della città. Abbiamo concepito interventi che vanno oltre il 21 e si muovono appunto in questa direzione. Ravenna, città dantesca che offre a tutti coloro che vorranno venire a rendere omaggio alla tomba mille opportunità di conoscenza, approfondimento del lascito dantesco. Giampiero Corelli ce ne offre una molto affascinante.